Marco, abbiamo sentito che stamattina purtroppo hai fatto un'azione di protesta un po' eclatante dalle nostre parti e ti sei legato, incatenato sotto una colonna del comune. Come mai? Sì, perché ormai sono esasperato, non riesco più a esercitare la mia attività che faccio da anni, La tua attività cosa sarebbe? vendo granatine, coccomalafette, faccio dei crepes, Il famoso chiosco di Campo Marconi, Sì, giusto? il chiosco di Campo Marconi. Esercitiamo questa attività da 65 anni, l'abbiamo sempre esercitata senza nessun problema, senza nessun tipo di problema, con orari anche prolungati, senza mai una rissa, mai un litigio, niente. Adesso hanno tirato fuori il regolamento che io alle 8:30 devo chiudere. Questo per me vuol dire la morte della mia attività. Non guadagnare niente e chiudere l'attività. Scusami Marco, ma tu non eri col chiosco prima vicino al Museo Civico, dopo ti sei spostato? Ci vuoi dire brevemente come Sì, mai? mi sono spostato sul mio posto originario perché ho vinto due sentenze del TAR che mi danno il ricollocamento nella mia zona originaria. Perché tu eri lì con la tua famiglia da quanti Dal anni? Mi 1947. sembra che ci sono altre attività chioggia che hanno la stessa Beh, diciamo situazione. così, storicità sono poche. Penso che questo sia anche una cosa per poterle tutelare queste piccole attività. Sei stato ricevuto dal sindaco? Sì, sono stato ricevuto dal sindaco, insomma lui ha dato il suo impegno nel cercare di mediare a questa situazione che è un po' paradossale. Praticamente c'è un comitato che non vuole C'è che un fai l'attività. comitato che chiede il rispetto del regolamento, un regolamento sul quale io ero completamente, che no, non conoscevo proprio, e che loro intendono far rispettare. Mentre prima, dove eri prima, potevi Invece recitare? prima nessuno parlava del regolamento, ma non solo. Questo comitato si è attivato per farmi revocare la licenza commerciale, facendo una testimonianza in sede che io d'inverno sono chiuso e quindi deve venire revocata la mia autorizzazione. Quindi questo mi sembra al di là di qualsiasi disturbo che possa recare un'attività commerciale. Qua si tratta del vero e proprio odio. Speriamo bene, dai. Grazie. Ciao.